A Norcia l'anteprima della sagra musicale Umbra con l'orchestra di Piazza Vittorio. Musicisti e cantanti che vengono da 10 paesi e parlano ben 9 lingue. Ne è uscito un inno al dialogo interculturale ed interreligioso. Vediamo. Guerra e pace, tema della 73esima edizione della sagra musicale Umbra, che si svolgerà dal 13 al 22 settembre, ha preso le mosse a Norcia nell'auditorium a un passo dal Museo Lesionato della Castellina e dalla Basilica di San Benedetto, con una anteprima davvero splendida. Il Credo, oratorio interreligioso dell'orchestra di Piazza Vittorio, opera che si muove attraverso lo spazio e il tempo, i paesi e le culture, le voci e i suoni, con grande suggestione, mescolando composizioni originali, canti sufi, musiche di Rossini, Britten, Machaut, testi di Mendonça, Ibn Arabi, Giordano Bruno, Caproni, Colitz, Pessoa. In scena un gruppo di voci e strumenti di straordinario impatto nella linea che caratterizza da anni l'orchestra di Piazza Vittorio. Musicisti che provengono da 10 paesi e parlano 9 lingue, ma le riassumono in un solo linguaggio, quello musicale. La direzione artistica del Credo è di Mario Tronco, che con Leandro Piccioni e Pino Pecorelli firma anche produzione e arrangiamenti. Il motivo ispiratore di questo oratorio, che introduce come meglio non si poteva questa edizione della sagra musicale Umbra, sta in un appello al dialogo interculturale e interreligioso del teologo Hans Küng. Il confronto con le altre religioni del mondo, in vista della pace mondiale, è ormai addirittura una questione di sopravvivenza.